Breaking news. Ancora un argento per gli azzurri Fulcam e per la squadra italiana ai primi giochi europei di Baku. Questa volta a salire sul secondo gradino del podio è stato Frank Chamizzoni, 65 kg lotta a stile libero. Dopo una gara impeccabile a sbarrargli la strada è stato il campione olimpico di Londra 2012, Togrul Asgarov dell'Azerbaigian, che lo ha messo spalle a terra. Resta comunque la grande impresa dell'azzurro, che oltre ad arricchire il medagliere generale azzurro di Baku, riporta in Italia una medaglia europea, che mancava dal 2008, anno del bronzo di Andrea Minguzzi a Tampere. Karate, 3 argenti per l'Italia ai giochi europei di Baku. Lotta per la greco-romana ed il femminile, nessun podio. Judo, argento per Di Guida e bronzi per Medves, Milani e Regis in Slovenia. Judo, quinto posto per Galeone e Moretti al Gran Prix di Budapest. Bentrovati a Fulcam News, è in corso la prima edizione dei giochi europei a Baku in Azerbaigian e la nazionale italiana di karate dimostra di avere un gruppo solido e vincente. Infatti dai 4 azzurri presenti in gara sono arrivate ben 3 medaglie d'argento, Luigi Busà e Luca Maresca nel kumite e Mattia Busato nel kata. Quest'ultimo si è dovuto purtroppo arrendere solo davanti alla perfezione e all'esperienza del campione spagnolo Quintero, che si è imposto 5-0, ma Busato ha dimostrato di avere qualità per competere ad altissimi livelli. Busà e Maresca, rispettivamente nei 75 e 60 kg, hanno trovato entrambi un atleta a zero in finale e nonostante ci abbiano provato fino in fondo, si sono dovuti accontentare di una medaglia d'argento. Niente podio infine per Nello Maestri, autore comunque di una buona prova nella categoria 84 kg. Ma sentiamo le voci dei nostri azzurri. È stata un'esperienza bellissima, forse una delle gare più belle in assoluto che ho fatto, sia come risultato, sia come prestazione che come organizzazione. Guarda, sono felice e soddisfatto, anche se in cor mio e lui in cor suo sappiamo chi ha vinto ieri. Per me lui è il più forte del mondo, che non si discute, però diciamo che l'altro ieri ho dimostrato qualcosina in più, però va benissimo così. Contentissimo, contentissimo, anche se resta un po' la mano in bocca per la medaglia d'oro, però sono contento, è stata una bellissima esperienza, va bene così. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono vicine, la federazione, la mia famiglia, tutte quelle persone che in questo periodo che è stato tanto difficile mi sono state vicine e hanno creduto in me. Le fiamme oro soprattutto, che da un anno che mi hanno arruolato e stanno credendo in me, e io fortunatamente li sto ricambiando con dei bei risultati, quindi ringrazio soprattutto loro, tutto lo staff delle fiamme oro, della federazione e tutte le persone che credono in me e mi stanno vicino. Contentissimo, ovviamente non si può non essere contenti di una medaglia così pesante, che dire. C'è il rammarico, l'avevo già battuto Quintero, però quest'anno ha fatto una stagione molto bella e l'ha portata a conclusione nel miglior modo possibile. Io ho fatto di tutto per cercare di togliergli questa medaglia d'oro, però l'ha presa lui. Ci rifaremo più avanti sicuramente. Rimaniamo sempre ai giochi europei di Baku e passiamo alla lotta. Si sono concluse le competizioni di greco-romana e femminile. Per gli azzurri in gara non vi sono stati piazzamenti importanti. Daigoro Timoncini si è fermato ai quarti di finale dopo aver superato il georgiano Kayaya con un secco 3-0. Nulla da fare invece per Davide Cascavilla, nei 66 kg, Ciro Russo nei 75 e Fabio Parisi negli 85 kg. Stesso discorso per le atlete azzurre. Patrizia Liuzzi, Silvia Felice, Carola Rainero e Dalma Caneva sconfitte all'esordio in gara nelle rispettive categorie. Sono ancora in svolgimento invece le competizioni di stile libero. Ampio spazio durante la prossima edizione del TG. Passiamo al judo con un doppio appuntamento nel weekend trascorso. In Slovenia, a Celje, si è svolta una tappa della Senior European Cup e gli azzurri hanno conquistato 4 medaglie. Ottima prova e argento per Domenico Di Guida nei 100 kg. 3 bronzi poi per merito di Matteo Medves nei 66, Francesca Milani nei 48 kg ed Alessia Regis nei 63 kg. In Ungheria invece 67 nazioni si sono sfidate per il Gran Prix di Budapest. Per la compagine azzurra è stato un torneo sfortunato.
Le note positive sono arrivate da Elena Moretti e Assunta Galeone nei 52 kg e nei 78 hanno ottenuto due buoni quinti posti. Ed ora i prossimi appuntamenti. Partiamo dai Giochi europei di Baku. Come abbiamo detto, sono in corso di svolgimento le gare di lotta stile libero che dureranno fino a sabato 20. Per il judo invece si inizierà giovedì 25. Ricordiamo che l'appuntamento ha una doppia valenza visto che segnerà anche le medaglie e punteggi per il campionato europeo senior. Sempre per il judo, domenica 21 a Montecchio si svolgerà il campionato italiano kata. Infine, per il karate, ricordiamo che è in corso il 14esimo Eurocamp a Cesenatico. Appuntamento come sempre alla prossima settimana con Filcam News.